quest'anno per la prima volta abbiamo stretto una collaborazione con un provider che si chiama Be My Eye per fare un nuovo modo di fare ricerca, quindi direttamente sul punto vendita, per riuscire a capire in tempo reale determinate informazioni. In questo caso abbiamo fatto un progetto pilota sulla fragola e siamo andati a capire quanti prodotti e quali prodotti vengono esposti in uno snapshot. In un giro di 3 giorni siamo riusciti a vedere 46 negozi su 5 paesi, quindi 46 per 5, tra cui ovviamente anche l'Italia. E quello che è emerso è che per quanto riguarda il prodotto fragola, nei primi giorni di aprile c'è stata una quota di prodotto italiano superiore alle aspettative, cioè il 50% dei negozi rilevati in Italia avevano solo prodotto italiano. L'altro 50% era composto più o meno dalla metà dei negozi che aveva lo spagnolo e l'italiano. Quindi diciamo che su 10 negozi 8 avevano prodotto italiano, ed è comunque un buon risultato per essere inizio di aprile. E se andiamo a vedere la stessa cosa in altri paesi europei, vediamo che questa cosa è simile per esempio a il paese come la Francia. Ecco, avete fatto anche altre ricerche sempre sul consumatore, sui supermercati, sui punti vendita, in particolare sulla percezione del consumatore per quanto riguarda la fragola. Anche qui, su cosa si concentra la ricerca e che cosa avete scoperto? A livello di percepito, quello che viene fuori dalle nostre ricerche è che per il consumatore quello che conta nella fragola è il gusto, cioè un prodotto che dà molta soddisfazione gustativa, anche se non è tra i prodotti più comodi, infatti viene mangiato molto facilmente al ristorante. È un prodotto che, se vogliamo trovare delle parole chiave oltre al gusto, una delle parole chiave è quella della sicurezza, perché è il primo prodotto per cui c'è il dubbio sui pesticidi, cioè per i consumatori è il prodotto più a rischio di pesticidi, quindi il biologico è un attributo abbastanza importante. E sempre incrociando questo dato a livello consumer con quello che è la ricerca che abbiamo fatto con Be My Eye, viene fuori che il prodotto biologico, a livello di numero di referenze e di negozi che trattano il biologico, è abbastanza basso, cioè solamente il 14% dei negozi all'inizio aprile aveva prodotto biologico. E diciamo che rispetto al percepito che ha il consumatore, l'importanza che c'è per il consumatore del prodotto biologico fa emergere una buona potenzialità. In Germania per esempio siamo già al 35%. Considerate le vostre ricerche per quanto riguarda le preferenze del consumatore sulla fragola, consigli ai breeder? Il consiglio sarebbe quello di cercare di legare determinati attributi ad alcune varietà, ma diciamo che Candonga ci sta già riuscendo in questo, ma è una cosa che in ortofrutta si fa fatica a fare. Pochi prodotti danno a livello di varietà una corrispondenza a livello gustativo. Si è cercato nel tempo, diciamo che le mele è la categoria in cui ci si è riuscito di più. La fragola ha una grossissima potenzialità, perché se si riesce a legare determinate promesse a livello di gusto e di prestazioni a una varietà o a un nome che riecheggia nella mente del consumatore, questo porta automaticamente ad aumentare la fiducia sul prodotto. E se si riuscisse anche ad aumentare il tasso di sicurezza, quindi rassicurare il cliente sul fatto che la fragola è un prodotto sicuro, perché è molto più sicuro, cioè diciamo che è un prodotto molto sicuro anche senza necessità che fosse biologico, ecco, questo è un elemento che potrebbe dare uno slancio ulteriore ai consumi.